Allora, sono qui con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. Allora, nella presentazione del futsal c'è stato spazio anche insomma, per comprendere ancora di più come tutta la città sia unita insieme alla squadra per questa grande avventura. E insomma, lei, che è il primo cittadino, come la vede? Che è una grande avventura, perché l'impegno per mantenere una squadra in Serie A e allargare anche soprattutto ai giovani, al settore giovanile, è veramente grande. Quindi hanno bisogno dell'aiuto di tutti, hanno bisogno dell'aiuto dei tifosi, degli abbonamenti, degli sponsor. Però ecco, li faccio veramente complimenti e un grandissimo in bocca al lupo. L'anno scorso, almeno a me, anche con la squadra che è andata in Serie A, ma anche con il femminile, hanno regalato grandi emozioni. Quando sono andato a vederlo, veramente è uno sport entusiasmante, è un bellissimo gruppo, molto affiatato. Cosa vuol dire per la città avere una squadra in Serie A? La squadra sul petto, sulle maglie, porta i colori e il nome della città. Quindi ai giocatori ho detto che questa è una cosa che li segnerà per sempre, e come si comporteranno nel bene e nel male segnerà il loro rapporto alla città. Pistoia ama e ricorda i suoi eroi sportivi, quelli che hanno dato tutto per la maglia. Ma la cosa più importante, diciamocelo, è che quando una squadra sale nel professionismo tira dietro di sé un movimento che aggrega giovani, apre i giovanili, è la cosa più importante. Un giovane in più che fa sport, un ragazzo che si appassiona, vale più di 1000 titoli. Allora, siamo qui con Francesca Vallo, capitano della squadra femminile del Futsal Pistoia. Una stagione che insomma si prospetta importante. Da capitano, come vedi il gruppo e cosa hai detto insomma alle tue colleghe? Insomma, un gruppo quest'anno è cresciuto tantissimo, abbiamo dei nuovi innesti che sono di altissima qualità, quindi sicuramente ci aiuteranno a migliorare moltissimo le prestazioni in campo, però posso anche dire che insomma anche nel gruppo, nello spogliatoio, si fanno sentire, sono delle ragazze eccezionali. Ecco, nuovi innesti ma anche nuovo mister, sì. Quindi secondo te cosa può portare e cosa hai visto insomma già in queste prime due settimane di operazione? Insomma, il mister è uno tosto, che è perfezionista, piace molto lavorare insomma su qualsiasi aspetto del campo, soprattutto a livello tecnico, però dà grandissimi stimoli. Ecco, da capitano ovviamente insomma immagino che per voi l'obiettivo sia migliorare anno dopo anno. Certo. Rispetto all'anno scorso, qual è la cosa che volete ancora fare meglio? Beh, vorremmo arrivare sicuramente nelle primissime posizioni della classifica, ora non mi vorrei sbilanciare anche per superstizione, però direi che il gruppo c'è sia in campo che fuori, quindi lotteremo.